Ben ritrovati dal Franco Fanuzzi di Brindisi per la seconda giornata del torneo internazionale Carnevale di Gallipoli, Milan-Zenit. Per la prima volta una gara di questo torneo valica i confini della provincia di Lecce, arrivando qui nella provincia di Brindisi, in uno degli stadi più belli della Puglia. Dagli 11 metri il Milan può cercare di sbloccare subito il risultato, mentre lo Zenit ha 10 uomini sin da ora, parte culotta la conclusione, il gol sulla sinistra. Il pallone riesce a passare in vantaggio il Milan, che va a siglare quindi il gol dell'1-0. Siamo al 27esimo inoltrato, quasi 28 minuti sul cronometro. Il gol siglato. La gioca con Francesco Del Papa, allargato il pallone, sulla destra c'è lo spazio per Corti per entrare in area. Corti viene accerchiato, quasi 5 giocatori attorno a lui, poi il pallone che viene cacciato dentro, il velo di Onshu e il raddoppio del Milan. Arriva senza troppa difficoltà quando c'è stato un pallone basso messo in area di rigore, difesa che non è riuscita a reagire bene. Abebe Montu riesce a siglare quindi il gol del raddoppio. Siamo all'undicesima. Pallone toccato, rischiato molto, sale lo Zenit, 2 contro 1, c'è soltanto culotta in avanti, sale lo Zenit, viene messo malamente questo pallone dentro, con il sinistro, deve provare a girarsi, cerca il corridoio, un'occasione sprecata malamente per lo Zenit. Culotta riesce a recuperare e ripartire, a superare l'avversario. Spazio per lui, in area di rigore, col corpo, va di Agnè, mette basso il pallone, rimane lì la sfera, rischia il pasticcio lo Zenit. Ma va tutto. Milan che ancora può gestire il risultato del primo tempo. Parte Navoni in area di rigore, Navoni col destro, la parata molto buona, poi la risposta in due tempi. La reazione molto buona, la sfera per Navoni, conclusione, gira però dalla parte opposta. Da lì un sinistro sarebbe stato micidiale. Triplice fischio da parte del direttore di gara, finisce qui a Brindisi, Milan batte Zenit 2-0, vi ricordo l'appuntamento alle 21 e troverete anche informazioni sul sito torneo carnevale di gallipoli.capodileuca.org/tv per il programma Carnevale in campo, ospiti la squadra del Prato, del Pantanelli Siracusa, dallo stadio di Brindisi. Dobbiamo chiudere il collegamento, davvero tutto il Milan con il punteggio maturato nel primo tempo, i due gol siglati da Culotta e da Montu vincono la seconda partita del torneo, arrivando a 6 punti in classifica, aspettando anche di potervi comunicare i risultati dell'Ostiamare e dell'altra squadra del girone del Gallipoli. Noi lasciamo quindi lo spazio un attimo alla regia e ci rivediamo questa sera con il Carnevale e poi domani mattina nuovamente con le partite in programma per il campionato sia da Gallipoli che da Leuca. Grazie.